Stefano Benedetti lo conoscete, penso, meglio di me. Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport lo conoscete? Sì, no? Sì. Io invece sono Paolo Cecinelli di La Sette. E io e Valerio siamo stati invitati a tenere a battesimo proprio Stefano. Questo è il tuo primo libro. Mi è piaciuto molto, mi sono rivisto anche in alcuni momenti di quella che è stata un po' le mie esperienze sportive come amatore dello sport, praticante, e credo che sia un bellissimo punto di partenza per fare dei ragionamenti sociali soprattutto e anche a livello organizzativo di questo mondo del calcio che ogni tanto ci delude un po' dal punto di vista dei sogni. Io adesso passo il microfono a Valerio per una sua... Lui ha già massacrato le scuole calcio. Il libro è in qualche modo sorprendente perché è un libro di grande coraggio, nel senso che diciamo non usa molto il freno, che altro usa il pedale dell'acceleratore. La sua disamina è cruda e diciamo che francamente non so giudicare se il livello di gravità che denuncia corrisponde perfettamente allo stato delle cose. Quello che mi viene in mente è che il linguaggio del calcio, anche nelle sue espressioni più periferiche, dovrebbero essere potenzialmente più genuine, sembra sia in qualche modo avvelenato. E questa è una sensazione, devo dire, non lontanissima nel tempo. Lui colloca negli anni 70, diciamo, il momento della fine dell'innocenza in qualche modo, però forse si potrebbe andare più avanti. Io credo che sia proprio più recente, diciamo, questa involuzione, e secondo me il ruolo dei genitori, cioè proprio il cambiamento dello stile dei papà e delle mamme, è stato fondamentale in questo cambiamento di clima e di atmosfera. Cioè sembra che in qualche modo ci sia stato un combinato disposto tra questi genitori tutti egoisti, telefoninati, impazziti dietro all'idea di un ragazzino che può diventare campione, e questo business che si è mangiato tutto, no? Nel senso che comunque l'affare scuole calcio è diventato tale e diciamo le eccezioni sono più rare. Io mi viene in mente, diciamo, una cosa, perché un altro degli elementi che Stefano cita è questo di questo gioco in pratica a fare già i grandi, cioè questa riproduzione anche nei campetti della periferia di alcuni schemi, proprio alcune scene che uno vede nel calcio. No, io sono convinto che il talento possa nascere anche in un'organizzazione, diciamo, quasi perfetta come quella di una scuola calcio, che se c'è talento esce fuori. Ecco, con questa provocazione Stefano Benedetti gli lascio il microfono. Grazie. Diciamo che sì, il campione viene fuori comunque e sempre, non ha bisogno di strutture, e da questo punto di vista io rovescio la questione. Uscirebbe in qualsiasi caso, per cui non c'entra la struttura perfetta o il cortile, perché appunto, come io affermo, il calcio non si insegna, il calcio secondo me, quindi non ha senso neanche proprio il termine scuola calcio secondo me, perché il calcio è veramente qualcosa di istintivo, per cui in realtà se c'è il campione, se c'è un germe, un embrione di Maradona, di quelli che volete, non ha necessità di nessun tipo di ambiente di teatro. Secondo me, io ho avuto tanti esempi da questo punto di vista, i bambini che giocano nelle scuole calcio non si esprimono a loro meglio, secondo me, perlomeno non tutti, perché io ho avuto esempi anche in famiglia, ma anche di conoscenti, bambini che liberati dall'assillo della tattica, dall'assillo dell'agonismo sfrenato,
dall'assillo pure del campo, delle tribune o dalla presenza dei propri genitori sugli spalti, liberati da questa serie di turbative, secondo me, si esprimevano al parco in un modo che non si era mai visto. Io ce l'ho anche in casa questi esempi, per cui ve lo posso senz'altro garantire. Per cui è vero quello che dice Paolo, che il talento esce comunque a prescindere dal tipo di organizzazione nel quale è inserito. Però io mi riferisco alla totalità dei bambini, alla spensieratezza di questi bambini. Io ricordo me, ricordo anche i miei compagni di classe, noi organizzavamo partite durante l'ora di ricreazione delle scuole elementari, arrivavamo fino a pensare quali casacche avremmo indossato il pomeriggio. Avevamo uno spirito organizzativo che ora non c'è, perché questi bambini si trovano catapultati all'interno di un'organizzazione già fatta, e non lo so se è qualcosa che a loro piace, è qualcosa che praticamente è fatta apposta per le loro caratteristiche. Io esagero anche parlando anche di psicologia, di problemi che i bambini possono avere di natura psicologica. Dico che gli istruttori attualmente non sono in grado di comprendere questo.